Un'idea e un ritrovo goliardico che però sottende una proposta di rilancio. Da un lato Vanni Arisi di Villa Pasquali, frazione di Sabbioneta, dall'altra Roberto Adorni di Casalmaggiore, peraltro inserito per il comune nella consulta sicurezza. Si sono ritrovati, ancora in zona arancione, al confine tra i due comuni e le due province, ossia sul ponticello di Ponteterra, uno sulla sponda cremonese, uno su quella mantovana, senza contravvenire così nessun DPCM, ma lanciando un'idea per il locale, che parte da un principio: tornare indietro nel tempo, ripopolare i centri storici e puntare sulle piccole botteghe come una volta. Una serie di azioni da prendere anche da parte dei comuni, anzi soprattutto di una collaborazione da parte dei comuni, per arrivare a un risultato che dovrebbe essere quello di produrre più diciamo, prodotti a livello locale e produrre meno rifiuti. Ecco, meno rifiuti, questo è un po', diciamo, l'obiettivo finale. Quindi creare anche più economia locale e più ricchezza locale, sia per i comuni che per la gente stessa. Un progetto in embrione da sviluppare e perfezionare, ma che ha già un motto nell'ottica dell'economia circolare basata sull'esperienza diretta. Meno immondizie e più cibo per tutti e anche più soldi per tutti, diciamo. Ecco. Speriamo in una forte collaborazione da parte dei comuni locali, che in questo momento, diciamo, io punterei proprio qua nella zona Liupò, quindi Casalmaggiore, Viadana e Sabbioneta. Tra tanti aspetti, quello che più ha affascinato Adorni è la valorizzazione dei piccoli negozi. Ho tanta nostalgia, in verità, del negozietto, cosa che si può vedere ancora nelle frazioni, nel quale si instaurava questo rapporto di confidenza, fiducia tra il gestore e chi andava a comprare, cosa che adesso nei grandi centri commerciali sempre più giganteschi, sempre più che fagocitano il mercato, questo consumismo, così non possiamo più vedere. Per dirla in due parole, al McDonald's io preferisco il panino col salame mangiato all'osteria del paese.